passiamo alla prossima interrogazione. A presentarla il consigliere Leonelli, si rivolge all'assessore Cecchini. Chiarimento sull'intervento di dragaggio urgente dei fondali del lago Trasimeno ed in particolare della darsena di Panicarola e di Castiglion del Lago. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione appunto ha ad oggetto un tema che è stato già discusso o comunque sia all'attenzione del Consiglio regionale. Io presentare un'interrogazione in forma scritta nel novembre scorso, senza però ricevere risposta. Lo scorso 28 agosto quest'Aula ha affrontato in un'altra interrogazione appunto questo oggetto. Il tema è appunto il dragaggio legato allo smaltimento, perché c'è... si è chiaramente ben illustrata la criticità del caso, perché non è soltanto il tema del dragaccio, quindi pulizia del fondale, c'è poi da capire come e che tipologia di rifiuti sono da considerarsi, chiaramente la parte che viene tolta dal fondale. Insomma, siamo nel bel mezzo di un'impasse tecnica. Ma il calendario va avanti, ci sono persone che lavorano, per meglio dire, ci sono persone che quasi non lavorano più, perché capite da soli che se fa il pescatore e non riesce a uscire dalla darsena perché chiaramente non viene dragato il fondale, poi sì, puoi magari venire a sapere che c'è un problema di interpretazione legislativa rispetto alla tipologia di come vai a classificare il rifiuto, ma resta il fatto che il calendario va avanti e tu lavori sempre peggio. Ora l'ho illustrata in maniera probabilmente un po' dozzinale, ma questo è un po' il senso dell'interrogazione, perché chiaramente l'insabbiamento e interramento delle darsene nel lago è un problema grave a tal punto da bloccare l'uscita il lago dell'imbarcazione, tutte in particolare dei pescatori. La legislazione vigente, non operando una distinzione tra sabbie e terre di dragaggio, considera le sabbie sommerse alla stessa stregua dei rifiuti speciali, così da rendere difficilmente realizzabile l'auspicata operazione di dragaggio dei fondali. Come dicevo prima, tale problematica ha ripercussioni negative su tutto il territorio, attività turistico-ricettiva del lago, ma soprattutto appunto su i pescatori che traggono sostentamento economico dal lago e dalla pesca. In quella sede l'assessore Cecchini chiarì che era aperta un'interlocuzione con il governo per capire se le risorse che erano state stanziate dal precedente governo fossero ancora disponibili e che contemporaneamente comunque la regione dal canto suo stava lavorando per reperire ulteriori risorse. Però ecco, al di là delle risorse c'è, a quanto ho capito, anche un problema di definizione normativa. Mi si dice, anche qui sarebbe da verificare, se probabilmente con una modifica o di una delibera di giunta o di una legge regionale può magari rispetto alla modalità del prelievo, e quindi chiaramente il prelievo finalizzato alla classificazione del terreno. Quindi potrebbe essere, secondo qualcuno, una soluzione possibile, che da un lato, come posso dire, velocizzerebbe la procedura, dall'altro sarebbe anche molto meno costosa rispetto a quello che oggi è previsto nello stoccaggio. Però ribadisco, qui siamo nell'alveo della dinamica tecnica. Quello che ci interessa è trovare una risposta il prima possibile, che può essere sì di natura economica. Io spero e lavorerò affinché nel prossimo bilancio delle risorse vengano messe chiaramente su questo, ma serve però una volontà politica di appunto intervenire su un tema che veramente ogni giorno che il calendario va avanti rischia di inguagliarsi sempre di più. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma velocemente. Naturalmente il tema non è quello delle risorse, anche se poi ci vogliono le risorse per fare gli interventi, perché come ben sappiamo la Giunta, concordandolo attraverso anche scelte del Consiglio regionale, ha istituito l'ITI, mettendoci 16 milioni di euro per fare gli investimenti, e gli investimenti che sono fatti sono quelli scelti dal territorio, per dire,
potevano nel territorio sindaci e stakeholder anche decidere e scegliere di dare priorità al lago. Allo stesso tempo ci sono bandi del piano di sviluppo rurale che vanno a finanziare progettualità presentate da quel territorio, alcuni sono finanziati, tipo ad esempio l'intervento di poco meno di 2 milioni di euro ad Isola Polvese, che in parte tiene dentro anche la riqualificazione del, non è un porticciolo, l'attracco diciamo di Isola Polvese. Ci sono altri progetti in graduatoria e poi naturalmente le graduatorie, i punteggi è il richiedente, il beneficiario che se le assegna, quindi non sono per il momento in posizione utile da finanziare. La verità è che cercavamo di capire anche a che punto di approdo era arrivata l'interlocuzione invece con il Ministero, dal momento che all'interno dei fondi FSC, dell'accordo quadro che aveva firmato la Regione Umbria a fine 2016, c'erano 4 milioni di euro, poi sono 3 milioni 964, adesso la cifra precisa, 3 milioni 960 mila euro, quasi 4 milioni di euro. C'è ancora l'interlocuzione aperta con il Ministero per ampliare e risistemare l'accordo di programma per poter avere poi queste risorse, dal momento che la parte, vi ho detto, nell'altro Consiglio regionale di risorse di quel pacchetto che erano destinate al lago Trasimeno o agli interventi per la gestione idraulica del territorio, non essendo stati assegnati ai ministeri e nel contempo avendo chiuso e smantellato Italia Sicura, non avevamo capito dove erano andate a finire in senso buono, dove erano stati allocati. Quindi rimane aperta questa interlocuzione con il ministero, che io credo ci darà la possibilità di intervenire complessivamente all'interno del lago per naturalmente investimenti straordinari, e quindi ci vorrà anche una progettualità che tiene in sé le esigenze e la rispondenza con i criteri che bisognerà concordarli con il Ministero. Come con il Ministero bisognerà concordare anche come agire, perché in materia di rifiuti sulla classificazione la competenza dello Stato e non è delle Regioni, quindi ci faremo carico, già c'è un confronto aperto su tutto questo. Va detto che la funzione per intera delle vicende lago sta in capo alla provincia, quindi in questo caso noi siamo di supporto, di sostegno, ricerchiamo le risorse con appunto l'auspicio di arrivare abbastanza presto. La verità è che il lago ha bisogno di manutenzioni di questo tipo da decenni, e quindi in questa fase mi pare di poter dire che sia attraverso l'ITI, sia attraverso l'accordo quadro con il governo, sia attraverso il piano di sviluppo rurale, non c'era mai stata una concomitanza di risorse e di strumenti di programmazione come in questo momento. Chiudo dicendo che la Giunta regionale ha anche preadottato i piani di gestione di parchi. Per quanto riguarda il piano di gestione del parco del Trasimeno, lì ne deriverà anche dei regolamenti per fare interventi compatibili con le norme naturalistiche e ambientali, sia per quanto riguarda i canneti che per quanto riguarda le alghe. Quindi, per dire, coincidono più strumenti di programmazione per aggredire una problematica che è complessa da diversi punti di vista, e quindi non si risolve, come ha detto lei nell'interrogazione, semplicemente trovando le risorse, ma trovando il verso, come si dice, come poi mano a mano si interviene. Andiamo con la replica. Sì, ma io saluto positivamente l'attività di fundraising, diciamo, della regione su questa specificità, insomma, no? Aver cercato in qualche modo di mettere insieme più risorse e comunque sia più voci, e mi convince anche l'ottica di programmazione, fermo restando che anch'io condivido, insomma, si va a fare una programmazione su una situazione che vuoi, soprattutto per quello che è stato un po' il rimpallo di competenze regione provincia, provincia regione, la del Rio, lo smantellamento delle province, tutto quello che noi sappiamo, è inutile che ne parliamo qui, però chiaramente anche lì, mentre gli uffici si scrivevano magari lettere, le carte bollate,
No, finisco. Sì, certo, capisco. Certo, dice questo sul tema degli... Sì, ma sul tema... Però anche lì dicevano che non c'avevano le risorse, per cui a quel punto la Regione diceva le risorse, siccome la competenza delle province, non be- insomma, era tutta, c'è stata anche una fase di questo tipo, che è naturale. Il problema è che quando si va a accumulare su un tema che ogni giorno che passa rischia di aggravarsi, perché poi la manutenzione, diciamo, madre natura la conosciamo tutti, non è che, diciamo, la fermi lì. Il problema lo cristallizza e lo riapre 10 anni dopo. Invece si è accumulato. Ora ribadisco, se io saluto positivamente il tema della programmazione e della ricerca di risorse, mi pare ancora, diciamo, da costruire l'intervento sull'emergenza, perché mi pare che appunto non abbiamo un orizzonte temporale definito. Bene che stiamo lavorando, ma concretamente va, secondo me, approfondito se c'è o meno la possibilità di fare quegli interventi anche emergenziali, ma che possano intanto rimettere in moto una macchina che mi sembra, appunto, in questa fase, da quello che ci si racconta, appesantita da una carenza di interventi che si è accumulata, che, ribadisco, merita una programmazione, ma merita anche un intervento immediato. Personalmente mi occuperò a questo punto anche di capire se possono essere fatti degli interventi che già sul piano della normativa, magari regionale, possano eventualmente velocizzare questo tipo di interventi. Andiamo avanti, abbiamo l'oggetto 163 del consigliere De Vincenzi: gravi carenze di personale e mancata assegnazione di risorse economiche negli ultimi 5 anni al servizio risorse idriche e rischio idraulico. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, ma io resto sul tema dei corsi d'acqua. Assessore, negli ultimi 15 anni l'Umbria ha avuto 6 eventi alluvionali non ordinari, cioè di importanza notevole. Abbiamo avuto 4 crisi emergenziali idriche legate alla siccità, che a sua volta è in parte legata anche alla gestione, alla corretta gestione dei corsi d'acqua. Solo di questi eventi che ho ricordato, solo quelli del 2005 e il 2012 sono stati riconosciuti, gli è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale, quindi abbiamo avuto delle somme dal governo nazionale per farvi fronte. Ora, noi recentemente abbiamo approvato, l'Aula ha approvato, io non l'ho votato, l'aggiornamento al piano di tutela delle acque, anche perché c'erano diverse incongruenze, però il fatto sostanziale è che dal 2003 non abbiamo più le risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente con la legge 183 dell'89. L'ultimo accordo di programmazione triennale risale al 2010 per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua. Con la legge 10 del 2015, la legge regionale, c'è stato il passaggio di competenze dalla provincia alla regione, a cui non ha fatto seguito anche il contestuale passaggio di personale, e quindi abbiamo anche un deficit operativo legato al personale stesso. Non ci dimentichiamo che, da quanto risulta, io poi ho fatto un accesso atti da cui risulta anche una carenza di personale che è stata stimata sulle 15-20 unità, e da questo praticamente accesso atti risulta anche che gli introiti legati all'utilizzo del demanio idrico ammonta per gli anni 2017-2018 per complessivi 20 milioni di euro. Ecco, a fronte di questo risulta anche una mancata quindi copertura finanziaria per il triennio 2017-2019 di 3 milioni e 300 mila euro. Queste sono le cifre che erano state richieste dall'ufficio
preposto della Regione, cosa che non ha avuto conseguenza sul bilancio, e sono stati assegnati soltanto 400.000 euro per il pronto intervento a fronte degli 800.000 euro che sono stati richiesti per adempiere alle direttive della, del Consiglio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri legate alla, alla legge regionale poi 12 del 2016. Allora, la situazione è quella che è sotto gli occhi di tutti. Questi eventi ultimi di questi giorni ci dicono che sostanzialmente il rischio a cui va incontro la nostra regione è notevolmente alto. Non ci dimentichiamo anche che l'Umbria, insieme ad altre 8 regioni, ha tutto il 100% dei comuni a rischio di idrogeologico e idraulico, tant'è vero che il rischio idraulico è classificato R4, soprattutto abbiamo da 5 anni mancanza di finanziamenti adeguati per questo fronte. Allora, interroghiamo appunto l'assessore, tutta la giunta, per conoscere le azioni che si intende porre in essere per far fronte alla grave situazione di dissesto in cui versa la rete dei corsi d'acqua regionali, e se soprattutto come si intende garantire la copertura finanziaria e di personale per un'adeguata cura del territorio. Grazie. Bene, prego assessore, a lei la parola. Ma anche qui, perché poi se il tema è quello che in ogni argomento c'è bisogno di più soldi, sai, i soldi anche nella vita non bastano mai. E la verità è che questa regione dal 2010 ha scelto di non aumentare l'ulteriore prelievo dalle tasche dei cittadini, con tasse, tariffe ed altro. È tutto rimasto invariato dal 2010. La conseguenza è che se arrivano meno fondi dal Ministero, dal gettito dei cittadini entra la stessa cifra, non entrano più cifre, e cifre più alte, la verità è che poi quando si va a destinare risorse che vengono della spesa corrente, naturalmente si tiene un po' conto di tutto quanto. Poi ci sta che i dirigenti dei singoli uffici ti chiedano, come dire, quando sei in predisposizione del bilancio risorse per stare, come dire, in sicurezza come ufficio. La verità è che chi amministra c'ha il compito di governare tutte le problematiche presenti all'interno del territorio regionale. Tant'è vero che non è che aveva 0 euro l'ufficio in questi anni, anche per la manutenzione e il pronto intervento, e come lei ha detto, comunque c'erano 400.000 euro, ci sono a bilancio, ed è intenzione, poi lo vedrete quando arriverà la proposta di bilancio per scelta della Giunta, di predisporre il bilancio 2019 con 2 milioni di euro su questo capitolo per coprire le esigenze appunto della rete del dissesto idrogeologico, comunque della cura e della manutenzione, 1,5 milioni nel 2020 e 1,5 milioni nel 2021, per dire che già è una programmazione che abbiamo fatto concordando i tempi anche sia con i consorzi di bonifica sia con i comuni, dal momento che in molti casi o attraverso le comunità montane o attraverso i consorzi di bonificazione vengono portati avanti questi interventi. E però non è che l'Umbria è stata ferma in questi anni, perché un conto è la manutenzione, quella ordinaria o è finanziata con la spesa corrente, in conto sono gli investimenti che abbiamo messo a disposizione dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonificazione per le casse di espansione, per sorreggere gli argini, per sistemarli, per fare in modo che appunto in Umbria si possa godere di una situazione abbastanza sana. Tant'è vero che insomma al di là dell'episodio e dell'evento che è successo a Orvieto, non è che il territorio regionale cede per qualsiasi pioggia. Negli ultimi anni sono stati investiti 132 milioni di euro, alcuni sono in corso di esecuzione in questa fase, in tutta la parte del Topino, con oltre 30 milioni di euro. Cioè non è che quando si interviene
per fare i progetti consistenti di messa in sicurezza di questa natura si fa altro rispetto alla manutenzione e al bisogno che ha la nostra regione, i nostri corsi d'acqua e i nostri territori. Quindi cifre consistenti che sono state investite, che vengono investite in questa fase. Inoltre voglio aggiungere che anche attraverso il piano di sviluppo rurale, per naturalmente il reticolo minore e non per i grandi interventi, si può intervenire sia come singoli privati accedendo, facendo domanda ai regolari bandi, sia ad un bando che peraltro è in conclusione, come di in chiusura proprio in questo momento, rivolti alle comunità montane e ai consorzi di bonifica che appunto predispongono progetti relativi a bisogni di gestione idraulica e di interventi di questa natura. Il bando che si sta per chiudere è di 20 milioni di euro per il piccolo reticolo legato all'irrigazione, 2 milioni di euro per gli interventi appunto per la gestione del rischio idraulico, e riteniamo, così come abbiamo fatto nel passato, anche in questo modo di dare una mano. Questo per affermare che, se è vero che ci sarebbe bisogno, c'è bisogno di più risorse, non è che siamo stati fermi o stiamo fermi, ma c'è un lavoro consistente all'interno del territorio regionale, e questo grazie anche a risorse importanti che sono state messe a disposizione negli ultimi anni dal governo. L'auspicio è che si possa mantenere la copertura anche con i prossimi piani di interventi, così come è stato fatto ultimamente. Prego, consigliere, attenzione ai tempi, per favore. Grazie assessore, ma la risposta è assolutamente insufficiente. Io capisco che gli impegni di spesa sono tanti, però a fronte di 20 milioni di euro derivanti dai canoni concessori per l'utilizzo del demanio idrico negli anni 2017 e 2018, ci saremmo aspettati un impegno di spesa adeguato per tutte le necessità. Io tengo a sottolineare, estrapolo dei passaggi, un paio di passaggi dalle lettere del vostro servizio. La presente per sottolineare nuovamente la grave situazione di dissesto in cui versano i corsi d'acqua regionali e le relative opere idrauliche a causa dell'assoluta mancanza di risorse messe a disposizione nel bilancio per gli anni 15, 16 e 17. Ancora, i vostri uffici scrivono: quanto sopra rappresentato negli anni scorsi in sede di formazione di bilancio e con informativa alla Giunta regionale 92 esime lo scrivente servizio dalla responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che dovesse derivare per la mancata tenuta idraulica del reticolo idrografico e delle relative opere, tenuto conto che la mancata messa a disposizione delle risorse ha causato l'impossibilità ad adempiere da parte di questo servizio all'esecuzione degli interventi. Io credo che queste parole sono di una gravità inaudita, perché espone la Giunta a responsabilità serie, enormi, ma anche tutto il Consiglio che ha approvato un bilancio nel quale non sono state tenute assolutamente conto questi termini del problema. Allora, io mi sarei aspettato almeno un mea culpa da parte dell'assessore, e invito e prendo l'occasione per provvedere quanto prima a rifornire il servizio stesso dei fondi e del personale necessario. Grazie. Oggetto 169, consigliere Fiorini che interroga l'assessore Cecchini, scariche di acque reflue industriali prodotte dalle attività di autolavaggio, intendimenti della Giunta regionale al riguardo, prego. Grazie Presidente, da diverso tempo stiamo guardando con attenzione questa nuova moda, quella di aprire autolavaggi nei garage, sotto a palazzi abitativi, non si sa da chi e come sopravvivono. Da qui nasce l'esigenza di questa interrogazione, dopo un confronto con le associazioni autolavaggi di Terni e dopo aver fatto anche insieme al consigliere comunale Stefano Fatale
un tavolo di confronto e nasce la necessità di garantire il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e di chi svolge onestamente il proprio lavoro. Nel caso di questi autolavaggi, noi vorremmo capire, nel caso soprattutto delle acque generate dall'attività, l'orientamento legislativo è quello di classificare i relativi scarichi come acque reflue industriali. I gestori di piccoli e medie imprese devono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale correlata dall'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata per un quantitativo esiguo di metri cubi annui in ordine alle acque reflue industriali delle attività dell'autolavaggio, ma il suddetto quantitativo risulta del tutto inadeguato ai fini dello svolgimento di un'attività quale quella di autolavaggio, che si caratterizza per sua stessa natura per l'impiego di importanti quantitativi di acqua. In alcuni casi quindi si registrano delle discrepanze fra metri cubi di acque reflue industriali cui si riferisce l'autorizzazione e metri cubi d'acqua effettivamente adoperati. Per tali motivi si interroga la Giunta per sapere se le autorità preposte al controllo hanno ravvisato irregolarità in ordine agli scarichi di acque reflue industriali prodotte dalle attività di autolavaggio ed in caso affermativo si chiede di sapere quali irregolarità sono state riscontrate. Se le autorità preposte al controllo hanno ravvisato eventuali irregolarità o incongruenze fra i metri cubi di acqua reflue industriali cui si riferisce l'autorizzazione allo scarico e metri cubi di acqua effettivamente adoperati nell'attività di autolavaggio ed in caso affermativo quali misure sono state adottate. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Prego assessore. Sì, non c'è niente naturalmente di politico nella risposta di responsabilità politica, come si dice, di discrezionalità sia nella richiesta che nella risposta e in base a quanto richiede il consigliere mi sono fatta carico dagli uffici di mettere insieme quelle che sono le parti autorizzative e le responsabilità per sapere se c'è stato qualche sforamento o qualcuno che appunto è andato in rotta di collisione con le norme che abbiamo. L'autorità di competente allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della delibera della Giunta regionale del 2012 e l'Auri, che si avvale del gestore servizio idrico integrato Umbraacque per il controllo della qualità dello scarico. Quest'ultimo predispone un programma di controlli annuali secondo criteri prestabiliti da effettuare presso le ditte autorizzate. Qualora tale gestore ravvisi nello scarico un superamento dei valori limite di emissioni imposti dalle tabelle 3 del decreto legislativo 152 del 2006, lo comunica ad Auri che provvede a emettere un provvedimento di diffida per eliminare le responsabilità riscontrate. Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate anche sulla base della quantità di acqua che si prevede di utilizzare per l'attività di autolavaggio, come dichiarato in sede di domanda, oltre che naturalmente sulla base delle caratteristiche qualitative delle acque di scarico. Le autorizzazioni però non contengono il quantitativo massimo di acque che possono essere scaricate. Tale parametro è fortemente variabile in funzione dell'effettiva attività svolta e poco significativo ai fini del funzionamento del processo di depurazione. L'autorità competente al rilascio di concessioni per l'attingimento di acque sotterranee è la Regione Umbria. Nell'autorizzazione all'attingimento è previsto che la ditta debba comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno i consumi di acqua prelevati nell'anno precedente per verificare che gli stessi non superino quelli concessi. Nel caso in cui tale controllo si verifichi
un superamento di acqua prelevata all'interno durante questo controllo, viene elevata alla ditta un verbale di sanzione per attingimento abusivo. Sentito il servizio competente, appunto, della Regione Umbria, non risulta che ci siano superamenti di acqua prelevata rispetto al quantitativo concesso, né che ci siano infrazioni rispetto alla normativa vigente. Grazie Assessore, prego Consigliere Fiorini per la replica. Grazie Presidente, ma non mi ritengo per niente soddisfatto, perché lei Assessore mi sta dicendo dunque che è lo stesso gestore che deve autodenunciarsi se supera il quantitativo d'acqua previsto, controllo però da parte di chi? Cioè non già un dato incrociato, Assessore, non vanno un dato incrociato tra il consumo di acqua e il consumo previsto di metri cubi previsto dal depuratore che hanno installato all'interno dell'autolavaggi. Perché qui stanno nascendo, Assessore, autolavaggi, ripeto, dentro i garage, sotto a palazzi abitativi, che non si sa da chi sono gestiti. Io non vorrei che dietro c'è un riciclaggio anche di denaro, come era successo anche per la questione dei frutti e verdura a 0,99 centesimi, abbiamo fatto anche l'esposto alla procura. Perché? Però se c'ha sensazioni di questo tipo, non le può rivolgere a me determinate problematiche, ma vada dai carabinieri o dalla procura e segnali le sue perplessità. C'è una legge regionale dove c'è scritto proprio che ci sono dei enti competenti al controllo. Allora le chiedo, ma se sforano, chi controlla si deve autodenunciare? Da quello che ho capito, lo stesso gestore, che non lo farà mai. Oppure c'è un incrocio di dati? No, lei non mi ha detto questo, non mi dice c'è un incrocio di dati, che è la cosa fondamentale, perché se quel depuratore prevede che può depurare 20 litri d'acqua e loro me ne consumano 100, c'è un problema, anche perché lavorano sotto, cioè con un costo proprio ridicolo rispetto ad altri autolavaggi che rispettano le normative e tutt'altro, e che sono esposti quotidianamente a controlli. Ma quest'altro chi li controlla? Dunque io credo che dobbiamo, a questo punto me ne farò carico, provvedere a controlli incrociati e capire soprattutto che c'è dietro, perché se uno lava la macchina a 10 euro e può magari utilizzare massimo, visto l'installazione del depuratore, 100 litri d'acqua, a 10 euro se lavano 10 macchine, credo, occhio e croce, 10 macchine l'anno. E come fanno a rimanere aperte queste attività? Questo è un incrocio di dati fondamentali per il controllo e per la tutela di coloro che lavorano onestamente. Grazie.